Abbiamo visto ieri sera che è possibile creare la documentazione di una classe. Non ha molto senso creare la documentazione di un programma eseguibile. Ribadisco la distinzione tra codice che può essere poi riutilizzato in un programma tipo libreria e application, applicazione che poi viene usata dall'utente finale. Questa che abbiamo creato ieri, questa classe Triangolo, non è un'applicazione, ma è una specie di libreria, è una classe Java che offre funzionalità verso l'esterno e ho anche creato la documentazione inserendo questi commenti di documentazione. Il risultato è che ho ottenuto questo documento, così uno può prendersi questo documento e utilizzare la classe. Ma come si fa ad utilizzare questa classe? Allora, ovviamente se sono all'interno del mio progetto, avete visto, no? È facile. Posso metterla nello stesso package, posso creare due package diversi, uno per il test, l'altro per la classe. Quindi all'interno dello stesso progetto è ovvio che posso utilizzarla, ma supponiamo che ci sia una persona che non ha creato la classe triangolo, ma che riceve questa classe. E la vuole usare. Allora, tasto destro del mouse sul progetto, di nuovo export. Qua però devo fare attenzione, sempre jar file, devo fare attenzione a cosa esporto. Intanto tolgo i sorgenti, poi qui apro, espando quest'albero qua. Allora, doc lo vado ad esportare, ma non tutto SRC. Quindi doc lo lascio. Apro SRC e tolgo via il test, perché il test mica lo vado a vendere, no? Ok? Bene. Quindi scelgo solo quello che voglio esportare. A parte che anche la documentazione potrei anche non esportarla perché magari la metto sul mio sito, io sono un produttore di software, ho un sito dove metto la documentazione dei miei programmi, no? Comunque se vogliamo esportare anche la documentazione va bene. Poi, decido dove salvare, qua ho già una libreria triangolo, ma diciamo che questa sarà una libreria triangolo class. Salva. Poi, altre cose da fare, non ce ne sono. Chiudo, finish. Ha lo stesso nome del file Java, ma contiene il bytecode. Il bytecode è quel codice che poi viene eseguito. Non viene eseguito sorgente, viene eseguito class. Sulla macchina dove viene eseguito c'è un traduttore, just in time si chiama, che prende questo codice e lo traduce in codice binario per quella macchina lì. Invece il file .class è universale, uguale per tutto il mondo. Poi, a seconda della macchina su cui lo eseguo, viene tradotto in binario nel linguaggio della macchina. Se lo apro questo qua, vedete, non è un file leggibile, non è un file di testo. Quindi non è leggibile, ma può solo essere utilizzato come codice da eseguire per una determinata macchina, per una macchina che ha la Java Virtual Machine sopra. Supponiamo, come vi dicevo, che ci sia un programmatore che compra il mio pacchetto. Adesso uso sempre questo, ma e va a crearsi un progetto Java. Questo progetto lo chiamo programmatore X. Ok? Tanto per dire, è un programmatore esterno. Questo programmatore scrive il suo programma, quindi adesso vado a creare un package programmatore X. Supponiamo che si scriva al programma new class main application. Sto scrivendo un'applicazione per l'utente con il main, eccetera, eccetera. Però vuole utilizzare la mia classe triangolo, quindi la compra, supponiamo, no? Che sia in vendita, l'acquista, se la porta a casa. Adesso come fa a usarla? Per usarla deve importarla nel suo progetto. Va nel progetto, sul nome del progetto, fa tasto destro del mouse, build path, configure
build path. Qua. Vedete, in questa finestra c'è source, projects, libraries, eccetera. A noi interessano le libraries, le librerie. È una libreria? Sì. Importiamo la libreria nel progetto di questo programmatore X. Vado a cliccare su Add External Jars. Poi vado a cercarmi il file, quindi il jar devo importare. Quindi importo il jar, che è questo, libreria triangolo class. Vedete? E poi applico. Adesso guardate cosa succede se provo ad utilizzare un metodo della classe triangolo. Ma supponiamo appunto questo programmatore va a vedere questa libreria, c'è anche la documentazione. Allora avrei bisogno di vedere se un certo triangolo, di calcolare il perimetro. Ah, ecco qua, c'è il metodo. Come lo devo usare? Allora, questo metodo ha bisogno di tre parametri che sono i tre lati e mi restituisce un double ed è un metodo statico. Quindi devo richiamarlo utilizzando il nome della classe. Double dato 1 uguale joption pane.show input dialog. Inserisci il primo lato. Naturalmente devo convertirlo in double, quindi double. Punto parse double. E fa la stessa cosa con gli altri due lati. Ma non è più un test. Quindi non essendo più un test, essendo un'applicazione per l'utente, deve chiedere i dati all'utente. Chiede all'utente di inserire i tre lati. Poi, qua, secondo lato, terzo lato. E a questo punto, ovviamente è banale, no? Perché il perimetro facciamo prima calcolarcelo così, però cercate di capire il senso. A questo punto dichiaro una variabile double perimetro, potrebbe chiamarsi anche x, non ha importanza, uguale triangolo punto, guardate, lo vedete che mi appaiono già i metodi della classe triangolo? Non so se si vede, lo scelgo, perché ho importato questa classe nel mio progetto. E difatti guardate, import com.cinziabb.triangolo.triangolo. Per questo c'è bisogno di un nome univoco, perché all'interno di questo progetto, di questo file che potrebbe essere enorme, potrebbe esserci un'altra classe triangolo. E se non c'è la distinzione, siccome vengono usati nomi assoluti, cioè nomi comprensivi anche del package, se non c'è un nome di package univoco, c'è il rischio che il sistema non sappia quale classe usare. Ora calcolo il perimetro e poi lo stampo. Capiterà di dover utilizzare delle classi scritte da altri, ce le dobbiamo scaricare e importare nel nostro progetto. Per esempio le classi che si occupano di generare a partire da una chiave, da una password in chiaro, una password criptata, una password hash, quindi una stringa difficilmente individuabile, magari di 256 caratteri, ecco, lì ma ci sono già degli algoritmi, delle classi che possiamo scaricarci da internet e importarle nel nostro progetto, senza scriverle noi da zero, che non è nemmeno così banale. Riuso del codice, pieno, totale. Non ho bisogno di sapere come è fatto il codice, devo solo sapere cosa fa. E quindi per sapere cosa fa devo avere questa documentazione che chi scrive la classe deve fare, se no io non so come usarla la sua classe. La cosa interessante di Java è che questa documentazione viene prodotta insieme al codice. Quindi se cambia il codice sono anche già lì e cambio già la documentazione, cambio già i commenti e poi la rigenero ovviamente. Quindi vi ho fatto vedere che non c'è solo il problema di scrivere algoritmi e di scrivere programmi che vanno a implementare gli algoritmi, ma c'è un grosso problema che è quello della progettazione del software e anche quello dell'organizzazione del codice, che non sono banali.
E i paradigmi, di cui vi parlavo l'altra sera quando vi ho spiegato i paradigmi, hanno a che fare proprio con questo, cioè con il modo in cui io scrivo il codice, come lo organizzo, come lo strutturo e come lo voglio utilizzare.